Ciao amiche e amici, siamo all'Aesthetic Summer News. Oggi parliamo di un argomento, anche questo penso interessante. Siamo in spiaggia, ci guardiamo in costume e vediamo dei piccoli accumuli di tessuto adiposo qua e là che, nonostante gli sforzi, la dieta o la palestra degli ultimi tempi, non siamo riusciti a correggere. È un argomento, come si suol dire, bipartisan. Riguarda sia gli uomini che le donne, perché sia gli uomini che le donne hanno zone del corpo dove la adiposità localizzata, cioè i piccoli accumuli di grasso, non vanno via anche facendo diete, anche facendo esercizio fisico. Negli uomini caratteristico sono le cosiddette maniglie dell'amore, i fianchetti o la regione del torace, il seno. Come invece nelle donne è tipico il laterale alle cosce, le cosiddette culotte de cheval, o l'interno del ginocchio, l'interno coscia, cioè sono delle zone che, essendo un tessuto adiposo particolare, con dei recettori particolari, risponde abbastanza male alla dieta. Ricordo sempre che comunque quando si è in sovrappeso è sempre importante fare una dieta ovviamente controllata, una dieta equilibrata, bilanciata, e l'esercizio fisico sono fondamentali. Ma anche quando questo non basta e vediamo che, guardandoci allo specchio, in costume, ci sono questi piccoli accumuli di tessuto adiposo, beh, allora la chirurgia estetica vi viene incontro. Vi viene incontro come? Con tanti tipi di liposculture. Oggi non si parla più solo della liposuzione, se ne sento parlare tanto, alcuni sono spaventati da questa metodica che invece, se fatta nel dovuto modo, in strutture attrezzate, da persone qualificate, è assolutamente un intervento sicuro che non dà nessun tipo di problema. Nel 90% si può fare in anestesia locale, con ovviamente assistenza dell'anestesista, ma in regime di day hospital, cioè uno entra in clinica, fa l'interventino e se ne può rientrare a casa il pomeriggio stesso. La liposcultura, ce ne sono di vari tipi, ci sono quelle laser liposculture, ci sono le idroliposcultura ultrasoniche, ci sono le vibroassistite, tanti tipi a seconda anche della caratteristica del tessuto adiposo che andremo ad incontrare. Ma sappiate che l'asportazione diretta del tessuto adiposo nelle adiposità localizzate è l'unica metodica che garantisce un risultato stabile nel tempo e che quindi non vi costringe periodicamente a fare dei trattamenti. Tengo a sottolineare che, ripeto, è un trattamento estremamente sicuro quando si parla di asportare delle piccole adiposità localizzate. Ricordatevi che la liposcultura, la liposuzione, non deve essere mai considerata un'alternativa né alla dieta né all'esercizio fisico. Quindi, uomini e donne, che quest'estate vi siete visti queste piccole adiposità localizzate, sappiate che un intervento molto semplice, molto leggero, può risolvere completamente e definitivamente il vostro problema. Ricordatevi però l'importanza di una dieta equilibrata, l'importanza dell'attività fisica, che non deve mai mancare nella vita sana di una persona. Oggi abbiamo parlato della liposcultura, penso argomento interessante soprattutto per chi si vede in spiaggia in costume. Ci vediamo domani e ricordate di proteggere sempre la pelle vostra e dei vostri bambini dai raggi solari. A domani, ciao!